Abbiamo già l'intervento che non c'è quale siamo, sì, magari tanto per riscaldare l'atmosfera. Io credo che uno dei sottotitoli del convegno, del colloquio, sia molto significativo al riguardo e forse tocca anche a questa sede abbozzare una risposta all'interrogativo, la sinodalità del popolo di Dio, punto interrogativo. Io il punto interrogativo lo sciolgo e dico, l'ho già accennato, purtroppo poi quando il testo è già scritto è difficile potersene svincolare, e quindi non ho avuto modo di esplicitare meglio la mia idea. Io credo che la soggettualità del popolo di Dio, la Chiesa soggetto, questa era un'idea di Pellegrin. Questa tesi vada approfondita e vada concordemente sviluppata da teologi e canonisti. Io credo che noi come canonisti, quando io lo ero, adesso lo sono soltanto di ricordo, questo ragguaglio, questo lavorare insieme lo abbiamo coltivato e abbiamo anche raggiunto risultati apprezzabili perché la teologia, la riflessione teologica, il confronto con i teologi nelle sedi di studio che noi realizzavamo ci hanno aiutato a liberarci in maniera notevole dal positivismo giuridico e da rendere il diritto materia teologica, non si offendano le vostre orecchie se parlo in questi tempi, perché io sono perfettamente convinto che il discorso concernente l'istituzione, nel senso più alto e più emblematico del termine, il discorso circa l'istituzione è un discorso importante, perché se l'istituzione pretende di sovrapporsi al carisma, è la fine del mondo, in senso veramente di diluvio. Ma se l'istituzione sorregge il carisma e quindi si rende serva del carisma, allora abbiamo tutta quella ricchezza di sviluppi e anche di sinergia tra teologia e diritto che non può che giovare alla Chiesa in quanto tale. E se io stamattina da canonista ho azzardato quella estensione analogica del munus propheticum al munus regale, l'ho fatto proprio in ragione di questa mia convinzione e del fatto, e chiudo, che oggi, la creatività delle chiese locali e la vita delle chiese locali è veramente il luogo dove, spero di non dire un'eresia di quelle da rogo, è il luogo dove lo spirito meglio si esprime, perché la vita della Chiesa è nelle Chiese locali. Allora, se oggi noi siamo in grado di dare spazio allo spirito, allora ha anche senso parlare e fare sinodo, altrimenti faremo parate e alla fine avremo raccolto nulla, perché magari ci saremmo presi in giro con qualche manifestazione, con qualche pubblicazione, con qualche altra sortita più o meno demagogica, ma non avremmo fatto spazio allo spirito. Io ho parlato anche dello spirito del risorto almeno 2 volte nella mia relazione, proprio perché credo che oggi questa è veramente la sfida. Questa sfida la si gioca sicuramente sul terreno, sulla pelle, sul corpo non vile delle chiese locali. Non so se ho risposto. Vabbè. Grazie. Grazie, c'è la professoressa Militello. Allora, io evidentemente sono assolutamente d'accordo su Forse è meglio venire al microfono anche per chi si è collegato in streaming. Professoressa Militello. Sul tema dell'analogia, io sono assolutamente d'accordo, perché da vecchia data sostengo
che il nulo sufragale sacerdotale profetico tutto più viene tipicizzato nel senso indicatore del termine dal ministero, diciamo, di guida della comunità, ma in realtà corresponsabilità, che poi è la chiave del nulus regale, oblatività, che è la chiave del nulus sacerdotale, e profezia, che è la chiave del nulus appunto profetico, appartengono al popolo di Dio che deve esercitarli in pienezza. Il problema è sempre quello di come concretamente esercitarlo. Quanto all'istituzione, e penso che Carmelo mi darà, l'ha già detto e ci ritorniamo ulteriormente, noi oggi viviamo a livello globale la crisi dell'istituzione in quanto istituzione. D'altra parte sappiamo, Lumen Gentium 8, che è lo scheletro senza il quale è come se volessimo campare corporeamente senza la spina dorsale. È anche vero che l'istituzione è frutto di modelli che, se in crisi, rendono le stesse istituzioni non più rispondenti e perciò obsolete. Per cui il nostro passaggio, credo che sia veramente intrigante, chi era Morena che diceva che questo è un tempo propizio. Sì. Da certi punti di vista la crisi è sempre propizia, perché la crisi vuol dire il vaglio, la possibilità di buttare via le scorie e scoprire quello che è il germe del futuro. E il problema è concretamente come fare. E io risposte non le trovo. Questo è che mi inquieta, perché l'enunciato teorico c'è nel volume di Ecclesiologia che scrissi ormai quasi 20 anni fa. L'assunto è che carisma e ministero si corrispondono, non può esserci ministero senza carisma. Guai se un carisma non viene messo a servizio del corpo di Cristo che è la Chiesa, e i carismi nel loro aspetto peculiare, che è il nome mio proprio di grazia, e nell'aspetto generale, che è quello del regale sacerdozio, devono assolutamente esprimere la soggettualità di una chiesa locale. Poi tu sai, perché abbiamo fatto questo percorso insieme, che il discorso della chiesa locale per noi è fondamentale. Mi dispiace contraddire, come si chiama, Daniel, che oggi ha avuto qualche pericolamento. La chiesa si dà nella sua interezza nel luogo, non ci sono la cattolica non è la somma delle chiese, la cattolica è la chiesa nel luogo, nel momento in cui concretizza la pienezza della comunione, del suo progetto, del suo destino, eccetera eccetera. E il bello, vedi l'immagine del poliedro, è proprio che ogni chiesa può rifrangere a suo modo quello che è l'unico modello, l'unica sfida. Quindi io ti ringrazio per questa sottolineatura, che poi è quello che io speravo, perché ti dirò che ho avuto una reazione violentissima di un canonista, il cui nome taccio, il quale mi ha detto che lui non si prestava a questi vaneggiamenti, perché tutto quello che c'era da dire era stato già detto, e che noi eravamo, i teologi, eravamo degli illusi. Allora, ti ringrazio perché hai fatto lo sforzo di dar conto di un percorso canonico, senza però dimenticare che il diritto è a servizio della comunità ecclesiale, della teologia, cioè così come il diritto è a servizio della società, della comunanza di vita di uomini e donne. Quindi io sono d'accordo con te, e semmai lo sforzo sarà di rendere ancora più esplicito questo principio dell'analogia, che ripeto, secondo me è costitutivo, perché il popolo messianico, e penso ancora a Congas, è tale perché conformato a Cristo, che è sacerdote e profeta. Cioè non è che puoi fare lo sconto al battesimo. Nel momento in cui l'hai ricevuto il dono, devi essere messo nelle condizioni di esercitarlo. Vabbè, poi possiamo giocare, io sono molto perplessa e molto polemica su quelle che sono le forme di esercizio della leadership. Io personalmente sono convinta, e lo sanno tutti, che il ministero, così come l'abbiamo conformato nel secondo millennio, ma forse anche prima, è una mistificazione. Scusatemi, reverendissimi ed eccellentissimi che mi ascoltate, scusatemi voi presbiteri che siete presenti, perché non ha nessuna continuità con il discorso neotestamentario. Dice soltanto
quello sforzo mimetico della comunità che è divenuta potente o aspirando a potenza si conforma secondo il modello della società che di tempo in tempo si trova a vivere. E questo io lo trovo veramente incomprensibile, inspiegabile, insostenibile oggi. Chiunque lo dica. Difatti, quando voi cominciate a distinguere tra vescovo e popolo, tra ministero ordinato e laici, a me viene l'orticaria, perché penso che prima di queste distinzioni bisogna ritornare a quello che era la comunità non indifferenziata, ma la comunità solidale nel dono ricevuto. E poi, e chiudo, anch'io sono convinta che quello che fa, senza cadere in forme di spiritualismo esasperato, perché non è questo il senso, sono veramente convinta che quello che fa la differenza è lo spirito. Cioè, l'istituzione del Santo Spirito ovviamente è morta, ma questo è connaturale alla Costituzione messianica, perché la Costituzione messianica è unzione di Spirito Santo, non è che ce ne sono altri. Il Messia è l'unto e l'unzione avviene in forza dello Spirito. Scusate, mi sono dilungata oltre il necessario. Solo una parola in aggiunta. Il problema sostanziale è che il discorso istituzione è stato sempre esemplato su modelli secolari. Noi siamo debitori di una scelta metodologica per la quale apologeticamente abbiamo dovuto difendere la Chiesa nella sua dimensione compiuta di Gerusalemme terrena, di Gerusalemme celeste, dalla pretesa di chi dice voi non siete niente perché non avete quello che noi qualifichiamo come elemento determinante per essere istituzione. E questo è il problema che è venuto fuori con la scuola del diritto pubblico ecclesiastico, che noi ci portiamo ancora appresso come eredità. Nel momento in cui noi, dal punto di vista istituzionale, ci liberiamo da questi condizionamenti del confronto con la società civile, allora il discorso potrà cambiare. E ripeto quello che ho detto prima, questo non potrà avvenire a livello di Chiesa universale, questo potrà avvenire soltanto a livello di Chiesa locale, di Chiesa particolare, che vivendo la sua esperienza in ascolto dello Spirito, nel luogo, con quelle persone e con quel carisma che è anche un carisma di comunione. E qui mi piaceva, però non vorrei che equivocassimo, mi piaceva citare Cipriano, Nilsine Episcopo, però così come lo intendeva lui, perché nel quel dire Nilsine Episcopo lui si contrapponeva al vescovo di Roma, perché il discorso non era vescovo e primato. E il popolo di Dio, che è composto da tutta quella ricchezza carismatica e ministeriale, nella quale il vescovo ha una sua originalità per la successione apostolica, unicamente per questo. Il resto poi è il discorso mondano. Quindi, se riconduciamo il discorso a un discorso ecclesiale che parte dalle Sante Scritture e con la guida dello Spirito cerca di realizzare come vivere in questo mondo sempre orientati verso i bei tempi, non lo so se e quando potremo risolvere la questione, però dobbiamo lavorare insieme. Teologi, pastoralisti, liturgisti e da ultimo anche canonisti. Se lavoriamo insieme può darsi che una qualche risposta riusciremo nel tempo ad apprezzarla, però dobbiamo lavorarci tanto, prima che sia troppo tardi, perché le generazioni a venire non hanno quei fermenti di cui noi, dicevo poco fa a Crispino, noi settantenni siamo gli ultimi epigoni di una certa fascia e di una certa esperienza di Chiesa. Il dopo è un po' nella mano di Dio, e quindi anche con qualche punto interrogativo, perché nella mente dell'Eterno io non ci so entrare ancora. Scusate, e questo discorso del modello è importante anche ai fini del discorso democrazia. Sì, certo. Perché il sistema democratico è lo stesso equivoco del diritto pubblico ecclesiastico. Quindi stiamo attenti con il discorso democratico, perché tutte le volte che noi prendiamo a riferimento un modello laico rischiamo di mondanizzare il discorso ecclesiastico.
Magari il professor Gotto lo vuole. Non riesco ad essere d'accordo, perché il problema è che se assume il sistema, mentre io intenderei insistere sui principi di un processo democratico che appartengono all'identità del cristianesimo. Il sistema o le forme possono essere anche in qualche modo opinabili e sostanzialmente legate a stagioni culturali. Perché se non c'è il sistema democratico, quale sistema ci sta? Quello monarchico? Cioè qual è l'alternativa di un sistema differente? Parlare di principi democratici significa fondamentalmente creare le condizioni perché la dimensione, oserei dire orizzontale, dell'essere popolo di Dio assuma tutta la sua responsabilità. Quindi la paura non riesco a comprenderla. Poi, a riguardo del consenso, con molta tranquillità, io ne parlavo con qualcuno prima, anche al Concilio Vaticano II, a un certo punto c'è stata la necessità di porre ai voti determinate decisioni. Il che vuol dire che anche da un punto di vista di una formalità molto semplice c'è stato un esercizio di democrazia, cioè un esercizio che ha interpretato determinati cammini o di determinate proposte come capaci di creare un consenso più ampio in vista di decisioni legate a quella che possiamo chiamare l'essere popolo messianico. Quindi io non sto dicendo che sia il termine migliore. Io non sto dicendo che sia, a me la solidarietà non mi, cioè è un termine che non mi convince perché mi sembra, per la mia sensibilità, esageratamente intrasistemico ad un sistema ecclesiale che sembra in qualche modo organizzarsi non volendo essere compreso come segno all'interno di una realtà più ampia che la realtà della storia del mondo. La solidarietà in questo modo non riesco neanche a percepire, tant'è vero che dicevo prima, perché continuare a chiamare il Signore, il Signore dei Vescovi? Già la formula in quanto tale esprime una, tra virgolette, un metalinguaggio, che tu mi dicevi lo supereremo, sono d'accordo, spero di poter avere anch'io gli anni in cui supereremo, ma la formula dice necessariamente una struttura o una modalità di pensiero che comunque indica che sia, è una cosa per qualcuno. E quegli altri che sostanzialmente vengono talvolta ascoltati, sono ascoltati sapendo che comunque non hanno la possibilità di entrare nella organizzazione del consenso perché comunque non hanno la possibilità di interagire da un punto di vista deliberativo, eccetera. In più, è anche vero che io ho fatto una battuta oggi, perché a me sembra che quando si usi la questione del sensus fidei, la sensazione che usiamo parlando in una maniera o ingenua o innatista. Hai fatto, mi hai consentito, sì, di sì, sì, hai sì. Fatto un esempio che mi ha fatto riflettere, perché l'ho vissuto anch'io nella mia terra. Le lotte contro le processioni. Le processioni, così come vengono organizzate, appartengono al sensus fidei o non appartengono al sensus fidei? Perché se appartengono al sensus fidei, io devo accettare che le processioni entrino nella logica dell'organizzazione parrocchiale, pastorale. Secondo me non sempre appartengono al sensus fidei perché non appartengono a quell'elaborazione epistemologica o ad un'elaborazione di un vissuto di fede che necessita di un cammino interpretativo. E allora in questo dico che troviamo la parola che vogliamo trovare. È necessario che determinate opzioni decisionali abbiano la possibilità di creare il salto di paradigma. Il salto di paradigma non lo crei, o il salto di modello, se non abbiamo la possibilità di operare una decisione che è anche quindi una decisione, tra virgolette, che supera determinate movimenti, sette, minoranze che vogliono conservare uno status quo. Se però noi continuiamo a dire che quello è sensus fidei, era sensus fidei allora anche quello di mia nonna che diceva che prima di andare a messa bisognava stare digiuni, bisognava fare le tre genuflessioni prima della prima scala, la seconda scala prima di entrare all'ingresso e che in qualche modo il tipo di
novità del Vaticano II della messa non lo accettava. Cioè cadiamo in una sorta di regressione ad infinitum rispetto ad un qualcosa che non ci permette di andare. Poi, e finisco, ma no, non è, è una divergenza simpaticissima. Okay. Non so con chi ne parlavo, ma questa a volte l'ingresso linguistico rompe determinati schemi mentali. Assumo questa provocazione e contrario da quanto diceva Nietzsche. Nietzsche diceva che se dobbiamo liberarci di Dio dobbiamo cambiare la grammatica. E secondo me è un principio importante. Cioè, quando vogliamo anche implementare processi o incrementare, dipende dalle prospettive, processi che abbiano la possibilità di creare una maturazione nel cammino comunitario rispetto alla responsabilità che le comunità hanno profeticamente nella storia, anche l'uso di determinate categorie linguistiche o di determinati modelli cognitivi può essere. Non sposo chiaramente nessun tipo di sistema parlamentare della democrazia, ma sposo l'idea che dialogo, l'ascolto, la pluralità, la competenza. In un convegno precedentemente della Costanza Scelto abbiamo, tra le altre cose, commentato il discorso della competenza della scienza. Com'è possibile che dinanzi ad un cammino di competenza noi facciamo scelte che sono legate ad un strano sensus fili? Avviene analogamente a quello che sta avvenendo oggi per il problema dei vaccini. Quello che sta avvenendo oggi è che persone che probabilmente, ma qui è tutto opinabile, non si vaccinano perché ritengono che il sapere scientifico non sia competente nell'interpretare la necessità di vaccinarsi per combattere il Covid. Analogicamente facciamo così a volte, abbiamo fatto. Cioè ci sono cammini teologici, cammini di discernimento. Io ho citato un episodio che secondo gli storici della contemporaneità è stato un episodio drammatico per il consenso, il problema dell'umane vita, adesso senza girarci attorno. Com'è possibile che avvenga una decisione quando c'è un consenso che dava indicazioni differenti? Se queste cose le continuiamo a ripetere senza avere il coraggio di assumere decisioni, in virtù anche di quel munus, di quel dono che è il discernimento teoretico, teologico, eccetera, eccetera, quindi di una epistemocrazia, perdonatemi la parolaccia, sto a indicare che andiamo a basarci su un consensus fidei che usiamo quando conviene a un determinato status quo, quando non conviene, diciamo, che la comunità cristiana è immatura per, e quando dobbiamo barcamenarci, diamo colpo al cerchio dal botte. Quindi voglio dire, e chiudo questa mia, perché volevo precisare questa cosa. La mia è stata una provocazione linguistica, chiaramente. Poi se dovessimo trovare una espressione migliore, la troviamo. Ma non vorrei che però dimenticassimo quei principi democratici che sono almeno presenti nella pacem in terris, nella populorum progressus. Cioè, non dimentichiamo che c'è stato un momento nel magistero ecclesiale in cui l'intuizione che i principi democratici non sono soltanto espressione di un prestito che noi prendiamo per, ma sono probabilmente frutto di una contaminazione virtuosa tra cristianesimo e cultura che affonda le sue radici nella modernità. Adesso non mi voglio angosciare con queste cose, ma per di più, se questo è un segno dei tempi, e se lo spirito parla di un segno dei tempi che è liberatore rispetto alla condizione umana, anche se dovesse venire dall'asino di Balaam, noi possiamo assumerlo, ricategorizzarlo, ma farlo diventare promotore di un processo paradigmatico differente. Ed è questo quello che io intendevo dire quando ho detto, pensiamoci che un consenso è un processo decisionale senza assumere i principi, tra virgolette, democratici, non avverrà mai, proprio perché siamo convinti che non ci appartiene
o che non appartiene alla Costituzione istituzionale Chiesa, facendo di questa chiaramente una poi-istituzione che deve giustificare le sue, la sua identità attraverso altre categorie. E ricadiamo nel circolo vizioso. Quali categorie? La comunio, che probabilmente non ci porta lontano. La relazione Nocevi ieri ha mostrato che quella categoria ha bloccato per anni. E altre cose su cui non voglio prendere tempo, perché mi sembra che già ho fatto tempo. Io purtroppo devo fare sempre il cattivo. No, hai ragione, mi sono accorto adesso che non avevo. Ringrazio il signor Marino, il signor Vocavero e il professor Dottolo per questo ulteriore servizio.